Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna disse a Simone: «Vedi questa donna, sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». Un personaggio scomodo, un'altra fede non tradizionale, ma sorprendente. Una donna peccatrice che entra nella casa di un importante fariseo e compie un gesto eclatante. Lei, impura, entra in una casa di un uomo impuro. Simone, infatti, era soprannominato il lebbroso per una malattia da cui era stato guarito. Tocca l'unico uomo puro, Gesù. Il fariseo, che dopo questo episodio si convertì ed entrò nella comunità dei discepoli con verità e slancio, vediamo che qui però si scandalizza del fatto che Gesù non allontani quella donna che lo sta toccando. Gesù non ha paura dell'impurità, perché l'impurità è sanata dall'amore. San Pietro ci dice che l'amore copre una moltitudine di peccati e, come lievito che fa fermentare la pasta, il perdono ricevuto in abbondanza alimenta ancor di più l'amore. Più si è perdonati e più si ama, e più si ama e più si è perdonati. Così Simone il lebbroso si rende conto della grande differenza che c'è fra lui e la donna, non perché lui fosse meno peccatore di lei, ma perché la donna era cosciente del suo male mentre lui non lo era ancora. Io e te, che coscienza abbiamo del nostro male? Siamo consapevoli del fatto che Dio ci ama sopra ogni nostro merito? Ci lasciamo abbracciare dallo sguardo buono di Gesù e soprattutto siamo capaci di riprodurlo nei confronti dei nostri vicini, dei nostri amici? Perché no, anche dei nostri nemici.